malefici, incantesimi, fatture e quant'altro. C'è quella possibilità, purtroppo, che si possa essere o si possa incappare attraverso, non so, delle operazioni stregonesche e vedere la propria vita distrutta. Che cosa è successo? Un blackout di coscienza. Perché la coscienza si è assentata? E chi ha preso il posto dell'autodeterminazione di quest'individuo? Bene, abbiamo con noi Alexandra Rendel. Come stai? Tutto bene? Bene, grazie. Ciao. Partiamo subito con la prima domanda. Chi è Alexandra Rendel? Perché io lo so chi sei, però lo diciamo a tutte quelle persone, magari anche più giovani, che non hanno ancora avuto il piacere di conoscerti o di leggere i tuoi numerosi libri. Quindi chi è Alexandra Rendel? È una bella domanda, perché molto spesso me lo sono chiesta anch'io. Sai, nella epoca attuale, dare una connotazione o un'identità ben precisa a una persona come me è molto complicato, perché se fossimo stati nel Rinascimento, Inquisizione permettendo, potevo essere definita una maga, anche se io preferisco un termine un po' più neutro, magus, nel senso che quando si varcano certi territori, la connotazione sessuale, l'identità sessuale ha ben poca importanza. Per definirmi, in realtà io mi definisco una persona che connette i vari stati di esistenza. Quindi credo fermamente alla multifrequenza di un individuo, cioè la possibilità di esistere in più realtà, in contemporanea. Li vogliamo chiamare universi paralleli, li vogliamo chiamare, forse non c'è neanche un termine, perché quando si entra ancora una volta, ripeto, in certi territori, trovare un lessico adatto è molto molto difficile. Noi parliamo di spiritualità, ma siamo nel 2023, è un termine obsoleto, ma naturalmente come facciamo a identificare quella parte così inafferrabile, invisibile e tanto importante del nostro essere. Ecco, io mi reputo una viaggiatrice multidimensionale che fa una ricerca personale, quindi un cammino personale, chiamiamolo anche iniziatico con la vecchia terminologia, però allo stesso tempo metto a frutto anche per aiutare gli altri questa possibilità. Beh, tutti noi compiamo alla fine un percorso iniziatico, però tu hai avuto la fortuna anche di essere figlia del grande Fulvio Rendel. Cosa ci puoi dire di lui? Ma definirla fortuna non lo so, perché dietro a personaggi così famosi, no, ci possono essere poi dei figli complessati, perché non si sentirebbero mai all'altezza o in grado di competere con il genitore. Per me è stato molto diverso. Io non sono partita come mio padre dallo spiritismo, sono partita direttamente da quella che era questa ricerca e ho sempre scansato il mondo della medianità, perché essendo un ermetista, la medianità per me è tutt'altra cosa che non il contatto con i defunti, ma bensì la possibilità di poter relazionarmi con dimensioni diverse da quella che è la dimensione terrena, sia in contemporanea, ma sia in un passato, in un presente, in un futuro. Quindi anche questa ricerca della aspazialità, atemporalità del percorso. Beh, mio padre è stato ed è ancora oggi considerato il più grande medium vivente ad effetti fisici, perché appunto a differenza delle altre figure medianiche anche di alto spessore che il passato ci ha consegnato, lui ha effettivamente materializzato come pochi, come ben sanno diciamo, gli appassionati del settore, fantasmi a figura intera, come la famosa Katie King. Infatti, stavo pensando, infatti.
la famosa Katie King che nel 1970 si ripresentò esattamente dopo 100 anni alla Mona 2000, questo circolo spiritico sito in via Sora a Roma, nel cuore della vecchia Roma, diciamo mantenendo una promessa fatta 100 anni prima in occasione della sua prima apparizione ad opera della Florence Cook, con l'aiuto del famosissimo fisico professor Crookes, che appunto la seguiva, in qualche modo l'educò alla medianità. Ovviamente dopo 100 anni la promessa fu mantenuta, ne parlò il mondo intero, la stampa internazionale. Ancora oggi si parla di questo evento così importante. Un'apparizione è avvenuta alla presenza di numerosi testimoni, e tra questi testimoni due medici che attestarono attraverso l'auscultazione del polso e del cuore di essere in presenza di una creatura viva, che una volta salutato il pubblico presente svanì lasciando soltanto dei fiori profumati. Questa è storia della medianità, ma anche storia della cultura. La mia missione è stata quella, per quanto riguarda il fenomeno spiritismo, di farlo rientrare dalla porta principale e quindi dargli quella che era la vera importanza, al di là del fenomeno e al di là dei personaggi, ma fondamentalmente inserire, come nel saggio Se Eusapia Palladino, una figura di una persona, ricordiamoci che era una persona e non uno strumento di sperimentazione, come alla fine fu considerata, ma dare anche a questo personaggio una sua, ridarle la dignità di persona e allo stesso tempo ricordare con molto affetto, ma anche con molta attenzione e stima, tutti quegli scienziati che la studiarono, che ebbero con lei questo rapporto di grande amicizia e stima, a dispetto delle male lingue che parlavano di un'Eusapia Palladino truffatrice, imbrogliona, ladra, se ne sono dette di tutti i colori. Come io ho un forte senso della giustizia, anzi mi reputo paladina della giustizia, non soltanto intellettuale, ma in genere, nella vita sociale anche, ho detto basta ora. Avete scritto migliaia e migliaia, anzi qualche milione di pagine, ma nessuno ha mai affrontato il problema con carte e documenti alla mano. E io condivido questo tuo pensiero. Certo, mi sono sporcata le mani, mi sono rovinata gli occhi con le allergie negli archivi, perché riprendi giornali, quotidiani, periodici, nonché risfogliare tutti luce e ombra, perché ho tutta la raccolta completa, primo. Però purtroppo l'allergia agli occhi mi è rimasta, perché avendo a che fare con tutta quella polvere di secoli, io ricordo alla Biblioteca del Senato della Repubblica, qui a Roma, quando io chiesi le copie del Giornale d'Italia, che non erano disponibili all'interno della biblioteca, ma bensì in un deposito fuori Roma, e quindi mi furono consegnati questi fascicoli che nessuno apriva più da più di 100 anni. Quindi una cosa terribile, da fotografarli perché non era possibile fare una scansione, per quanto io abbia lo scanner portatile, ma non era possibile, si sarebbero creati dei problemi. Quindi un libro che ha ridato, mi auguro, dignità non solo all'Eusapia Palladino, ma a tutti gli studiosi che la conobbero, che l'amarono anche e la rispettarono. Questo è il libro di cui stai parlando, giusto? Eusapia Certo, sì. Palladino, la medium star disperazione della scienza. Medium Star è un titolo che io ho aggiunto alle parole che Herbert Harrington, che era lo studioso americano, naturalizzato americano, ma di origine inglese, dette alla Palladino, cioè la definì la disperazione della scienza, proprio perché gli scienziati arrivarono a dei punti dove dovettero alzare le braccia, perché la maggior parte di loro,
come Desrochers, come Richer, definiva i fenomeni della Palladino come esteriorizzazione di una capacità sconosciuta dell'organismo di produrre, di muoversi praticamente con degli arti fantastici. E io sono d'accordo, farò inorridire gli spiritisti, ma io sono d'accordo, perché leggendo alcune sedute della Palladino, che sono veramente tante, in alcuni casi veramente si è potuto appurare la presenza di un qualcosa di un al di là. Ma io da ermetista reputo ovviamente ogni seduta spiritica, dal mio punto di vista, che non è legge e tantomeno dogma, è una mia opinione personale. La potenza della Palladino espressa in fisicità, però di questa fisicità appunto misteriosa, non studiata, si è potuta appurare anche dalle sue analisi cliniche. Io ho messo nel libro un referto clinico delle urine della Palladino, perché le venivano fatte delle analisi prima, durante e dopo la seduta. Mi ricordo il libro di Filippo Bottazzi, mi ricordo il libro di Filippo, sì, per esempio. Filippo. Sì, però ecco, le analisi cosa appurarono? Che si era ammalata, a parte di diabete, perché mangiava tanto, le sedute dopo mangiava, beveva, insomma. Ma fondamentalmente i reni avevano dei valori renali che potevano essere ascritti a uno scaricatore di porto, cioè quindi con dei fenomeni, diciamo, di grandi sforzi, compatibili con i fenomeni, ricordiamoci, che riusciva ad alzare i pianoforti, sì, con questo suo potere. Dopo che ho letto il tuo libro qua su Eusapia Palladino, e dopo che ho trovato anche comunque su Luce e Ombra tanti documenti, tanti verbali, mi si è aperto un mondo. Per me non era solo fare un film, era proprio una missione di vita, era diventata una delle tante missioni di vita, no? E tra cui che è stata proprio quella di realizzare questo film Occultus su Eusapia Palladino, che tu hai visto, tra l'altro, so che l'hai visto, e quindi per me è un grande onore, anche perché io sono, come dicevo prima, un tuo grande fan, e quindi sapere che tu hai visto il film su Eusapia Palladino, tu che sei comunque una studiosa, no? Il film veramente ben fatto, storicamente devo dire che è stato rispettato in maniera dettagliata, in senso positivo, maniacale. La storia, quindi da storico, quindi hai saputo lavorare con il materiale, anche dando quel tocco di romanzato che non guasta, con la storia d'amore Barzini. Sì. E quindi devo dire che è un film che deve essere visto, e mi auguro che ci possa essere qualche altra puntata, perché se fossimo in grado di poter gestire questa cosa a livelli economici, come hanno le grandi network televisivi oggi, perché oggi vanno di moda le serie, già sarebbe interessantissimo. D'altra parte io ho lavorato in questo campo, come ti dicevo, per cui so bene che però non interessa, e quando poi mettono mano su un prodotto di qualità lo devono abbassare, perché reputano un target alto non interessante, quindi un target di età media di 16 anni. Ti do perfettamente ragione, anche perché io insegno a scuola, quindi so bene come sono i ragazzi di oggi, in generale la gioventù. Siamo nell'epoca dei social, siamo nell'epoca dei video brevi, quindi anche soltanto per loro vedere un film è una grande fatica. Però appunto li hanno abituati a questo, li hanno abituati, ma se oggi con una pazienza si ripotesse ridiscutere e riprogrammare le menti, perché a questo punto parliamo di riprogrammazione, e fare in modo che un interesse possa durare più di 30 secondi di un TikTok. Già. Oltre al tuo libro su Eusapia Palladino, tu hai anche scritto quest'altro libro molto bello, si chiama Magia e mistero della vita e della morte. Universo.
Universi Mondi, sì. E questo libro è un libro che io reputo anche questo molto interessante perché hai affrontato un tema delicato, come quello della morte, però in maniera originale, secondo me. È stato anche in parte di ispirazione, qualcosina l'ho citata anche nel mio ultimo libro, Anime Infinite e Infiniti Mondi. Volevo appunto chiederti un parere su questo libro, cioè dal tuo punto di vista da scrittrice, perché hai deciso di scrivere un libro del genere? E sicuramente la risposta sarà importante e interessante. Questo libro nasce come un po' tutti i miei libri, nasce da un intuito, comincio poi a scrivere, a un certo punto il libro prende la sua strada da solo. Era nato un po' come una raccolta di tutte le mie trasmissioni, perché io avevo fatto per un periodo su un canale qui a Roma, la prima televisione privata romana, Televita. Un programma che andava in onda alle 8:20 di sera, che io non volevo fare perché con l'editore discutevo su questo. Alle 8:20 di sera, chi è che vede un programma sui misteri, sui personaggi che gravitavano intorno a queste tematiche misteriose? Ci sono i telegiornali. E quindi presi i primi 18 minuti, erano delle pillole. Invece no, la trasmissione ebbe un grande successo, tanto è vero che fu portata poi a 25 minuti e volevano che io la continuassi, l'ho continuata con alcune dirette, poi dopo un anno e mezzo mi sono stancata, devo dire, perché io sono molto amante della novità, quindi devo sempre fare cose nuove, non mi fermo soltanto a quello che è la parte esoterica e misterica, per cui scrivo anche di altre cose. E quindi nacque così. Poi, anche perché c'era sempre qualcuno che mi chiedeva: ma cosa ne pensa della morte, dell'aldilà? Ovviamente il mio pensiero sulla morte e sull'aldilà è un pensiero molto poco poetico, ma allo stesso tempo un pensiero che, se portato avanti, nutrito e elaborato durante il corso della vita, ci porta anche ad accettare in maniera costruttiva e non distruttiva quella che è il fine ultimo della vita sulla terra, la morte. Quindi c'è tutto un percorso in questo libro ed ha varie chiavi di lettura, perché è un libro di filosofia ermetica, non è un libro. Posso però purtroppo dire alla portata di tutti, perché bisogna avere una base filosofica. In alcuni punti ho toccato delle tematiche anche molto particolari e anche abbastanza complesse e delicate, come nel capitolo Le forme del male, dove ho cercato di comunicare a chi leggesse questo libro la mia visione sul male, la sua non banalità, la sua possibilità di essere non eliminato, perché fa parte della componente della creazione, non come male, ma come forma negativa, di una polarità. Allora dice, il male dobbiamo accettarlo? Possiamo accettarlo, ma depotenziarlo, trasmutarlo alchemicamente. Usare la sua energia per fini costruttivi e non come la si sta usando oggi per distruggere l'umanità. Alla fine è tutto un equilibrio, bene e male, sono due facce della stessa medaglia. Male sono concetti legati alla morale, a un'etica che sappiamo bene che a seconda dei tempi cambia molto. Ricorderai che sei più giovane di me, ma io ricordo che quando ero ragazza la cosa che bisognava evitare era di rimanere incinta. Per una famiglia avere una gravidanza al di fuori del matrimonio era quanti suicidi, quanti omicidi, tragedie. Oggi invece è normale che una coppia decida di avere un figlio al di fuori del sacramento oppure della legittimazione dello Stato e dire vabbè, è normale, nessuno se ne scandalizza. Ecco, moralmente prima questo era esecrabile, oggi
non gliene importa nessuno. Anzi, è normale vedere delle ragazze incinte di 8 mesi con l'abito bianco. Quindi ecco che la morale cambia secondo il tempo, a secondo la cultura, a secondo i luoghi. Però resta che nella creazione la polarità non è una, è due, positiva e negativa. Noi dobbiamo cercare di vivere nella sintesi equilibrata, e questo potrebbe essere una strada per l'umanità, se vuole rimanere tale. Se poi si vuole brutalizzare, come sta facendo, è sulla buona strada. Lo vediamo quotidianamente. Certo, no? È vero. Nella quinta di copertina, sul retro del libro, tu hai scritto che la vita praticamente è un perfezionamento all'infinito. E poi, verso la fine, fai riferimento al fatto che la morte profuma di resurrezione. Quindi, diciamo, il tuo pensiero è tendenzialmente questo, che dopo la morte ci sia altro, un eterno continuo, un eterno perfezionamento, chissà fino a dove poi, no? Alla fine dei conti. Che poi l'idea anche di Allan Kardec, l'idea di tanti altri spiritisti o comunque filosofi del passato. Sì, una visione, ovviamente hai citato Kardec, sul quale io ho scritto un saggio molto interessante ad apertura di un rifacimento di un libro trito e ritrito di Kardec per una casa editrice di Milano, dove appunto spiego storicamente cosa sia stato lo spiritismo come fenomeno culturale, ma anche come fenomeno sociale e ovviamente spirituale per alcune persone, cioè era la forma più semplice, popolare, di approcciarsi ed avvicinarsi a delle tematiche che sono sempre state per pochi. Quindi è un po' come per qualsiasi tipo di religione. Abbiamo una parte esoterica che è, diciamo, prerogativa dei padri della Chiesa oppure dei grandi filosofi o pensatori di altre religioni, e abbiamo una parte esoterica ma anche popolare, per cui ricordiamoci che anche nella cristianità c'è stato un momento in cui si è dovuto spiegare attraverso la parabola il Vangelo, cioè Cristo ha spiegato che cosa fosse la spiritualità, questa imprendibile dimensione dell'essere. E io all'interno di questo, del libro, c'è in un capitolo proprio la spiegazione esoterica della parabola del buon pastore. Che cos'è questa parabola? Come l'ho interpretata? In realtà, se noi prendiamo l'unità spirituale che volgarmente chiamiamo Dio, uno, unità originaria, è composta appunto da questa entità unica. In un bel momento, che cosa può essere accaduto? Come col Big Bang, che si è frantumato qualcosa all'improvviso, dividendosi in miliardi e miliardi, stramiliardi di particelle, così può essere accaduto per le anime. Quando le anime poi si sono incorporate nel corso dei tempi, a un certo punto hanno avuto una loro autonomia. E qui la possiamo riportare alla caduta dal paradiso, alla cacciata dal paradiso. Ma qual è lo scopo ultimo? È quello del ritorno alla casa del padre. Ora uso una metafora ovviamente cristiana, cattolica. Che significa il ritorno alla casa del padre? Che tutte queste unità frazionate, questi vermetti, per dirla alla Woody Allen, devono rientrare a casa per ricompattare l'unità. E qui la parabola del buon pastore, che ha 100 pecore, quindi un gregge di 100 pecore. Ad un certo punto, dice la parabola, una pecora si allontana e il pastore, quando le conta, ne trova 99. Che cosa fa questo pastore? Lascia i 99 pecore per cercare l'unica pecora scomparsa. È scemo? È uno stupido? È uno stolto? Che cosa c'ha quest'unica pecora per poter far sì di lasciarne 99 in balia dei lupi
cercare quell'unica pecora dispersa. Perché il gregge, per essere gregge, è composto da 100 pecore. Dio, per essere Dio, è composto da tutti i frammenti più piccoli, infinitesimali. Quindi in questa frammentazione riunisco le creature animali, le creature vegetali, tutto ciò che è creato. Allora, fino all'ultimo individuo, essere, lo vogliamo chiamare così, che resta al di fuori del gregge, Dio è incompleto e non possa essere più considerato fonte originale. Ecco perché questa volontà del pastore di lasciare quelle pecore, perché sa bene che 99 pecore non fanno un gregge, e se ne manca soltanto una, non può assolutamente ricomporsi. Ecco. Infatti nel tuo libro, sempre in questo libro qua, c'è anche un capitolo dedicato agli animali. Gli animali hanno un'anima immortale e poi anche creature animali e medianità, intelligenza vegetale. Quindi, ed è una cosa che anch'io condivido, perché ogni forma di vita alla fine ha un'anima, anche le piante, gli alberi, molto spesso la gente non si rende conto di questo, però effettivamente è così. Tutto ciò Certo, è tutto vivo. io ho scritto un ultimo libro che è sulle fate, che si chiama proprio Fate, La realtà affascinante di un mondo astrale. astrale, sottotitolo alla Vertmüller, viaggio tra realtà e fantasia con le creature del piccolo popolo e altri esseri, miti, apparizioni e testimonianze. Questo libro ha un capitolo iniziale molto lungo proprio sul problema dell'ecologia. Dice, cosa c'entrano le fate, i folletti? Che cosa vorrei tu dire con questo libro? In realtà è un fil rouge che li collega un po' tutti. Il tema ecologico, che si ricollega anche a questo capitolo, quindi per il rispetto per gli animali, per la natura e per tutto ciò che è creato, lo ritroviamo appunto in Fate, ampliato, perché nel libro Magia e Mistero racconto anche la storia di un cane che ho avuto, Fiocco, e della sua morte tragica, ma racconto anche di come ci sono delle testimonianze molto forti, che queste creature sono intelligentissime, forse anche più di noi. Ti racconto un episodio. Io ho una gattina, trovatella, Lilly. Questa gattina è di un'intelligenza spaventosa. Poco fa io cercavo nella mia mente, dico, faccio l'ennesimo esperimento, prendo il pettine per pettinarla, ma l'ho pensato, tu lo sai quella che ha fatto? Ha cominciato a scappare per non farsi pettinare. Non avevo il pettine, l'ho solo pensato e lei è scappata. Sì, E sì, sì. quando le devo tagliare le unghie, è la stessa cosa, cioè legge nel pensiero, legge nel pensiero. Non è l'unico Una animale. umani abbiamo perso perché parliamo troppo, siamo troppo distratti e ci sentiamo troppo al di sopra di altre creature. Tant'è vero che abbiamo distrutto un pianeta perché ci siamo sentiti padroni, ma padroni di che? Di un cimitero fra poco. Perché l'essere umano è capace di cose meravigliose, però purtroppo spesso è deludente, perché davvero si butta la zappa sui piedi, si perde in queste cose che più che essere cose da adulti sembrano cose davvero infantili, anche la guerra stessa. La guerra stessa, credevamo, almeno quelli della mia generazione, forse anche della tua, avendo studiato e almeno assaporato letteralmente le tragedie della guerra, del razzismo, del fascismo e di tutti gli odi razziali che ci sono stati nel passato, credevamo di essere ormai usciti fuori da questo, e invece no. Abbiamo Invece visto con l'ex Jugoslavia, abbiamo visto con le varie stragi, ed è un tema che io ho affrontato nel libro Magia e Mistero. Ho affrontato nel capitolo proprio dedicato al male, come sia stato possibile, come è possibile che ancora ci ritroveremo peggio di prima, peggio. Perché oggi ci sentiamo superiori, abbiamo la tecnologia. Ma se ancora qui internet non funziona, ecco, perché
perché qui la fibra al centro storico non arriva. Dov'è questa tecnologia? Cioè, è soltanto virtuale, nel senso che proprio non esiste, non esiste. Ci si riempie la bocca a volte di tante terminologie straniere, è ovvio, qua tutti più o meno ci arrangiamo con l'inglese e con altre lingue, dimenticando la nostra essenza, il nostro parlare, perché oggi non si parla più, ma se si parla male si pensa male, se si pensa male si parla male, no? Certo, Che certo. senso? Quindi se io ho toc 30 secondi, i miei neuroni si attestano su quei 30 secondi, ecco. È vero, è Quindi vero. dove dobbiamo arrivare, non lo so, con l'intelligenza artificiale? No, vabbè, anche per questo secondo me sono importanti questi temi, queste tematiche sullo spiritismo e soprattutto anche sulla spiritualità. Perché appunto il mondo è troppo, fin troppo materiale, e invece, diciamo, nel nostro piccolo, noi cerchiamo di portare più persone possibili verso la spiritualità, che è una cosa sicuramente positiva. Ormai hanno fallito le religioni, anche la nostra chiesa, qui la chiesa di Roma, ha fallito in realtà, laddove aveva anche un'importanza perché in qualche modo rispondeva a delle istanze di spiritualità, a delle richieste, però non ha saputo dare una diversa interpretazione al messaggio del Cristo. Ha solo saputo creare dei problemi e dei disagi con il peccato, l'inferno, il purgatorio, questo si fa, questo non si fa. Invece di crescere questi bambini, anche noi adulti, ma noi creature così fragili, che cosa ha fatto? Invece di educarli, ha dato dei divieti, questo non si fa. Ma non instillando all'interno di ognuno la coscienza, l'autodeterminazione, il rispetto, il dogma. Momento, il dogma no. Se sono una persona intelligente, io non accetto qualcosa su cui non posso discutere. Certo. Quindi lo spiritismo oggi purtroppo, e lo dico assumendomi la responsabilità, è finito proprio male, male, male. Perché quello che ho visto e quello che sento, e purtroppo dalla mia posizione ne vedo e ne sento, siamo finiti proprio male. Cioè siamo partiti dai salotti borghesi, siamo partiti dai grandi scienziati e siamo arrivati nei tuguri con i tavolinetti a tre zampe, tipo funghetto, vicino ai bagni di Grand Hotel, e non dico altro. Ecco. No, no, beh, certo, è un peccato anche perché comunque tu prima facevi riferimento a tutti questi dotti del passato che cercavano nell'era del positivismo di cavarne fuori qualcosa, no? Di capire un attimino anche scientificamente quello che succedeva. Ed è un vero peccato appunto che oggigiorno invece si tenda a vedere soltanto l'aspetto più diciamo negativo, no, della questione, senza tra l'altro tenere conto appunto di quegli studi fatti nel passato. Per questo appunto io ho fatto il film, per questo tu scrivi questi libri, per questo comunque tante persone, forse non tante quante dovrebbero essere, cercano ancora oggi comunque di ricordare alla gente che esiste anche la spiritualità, esiste anche tutto un altro mondo oltre a quello fisico che noi vediamo. C'è una cosa che purtroppo è insanabile, la frattura. La frattura tra la scienza e la cosiddetta metascienza. Allora, gli scienziati pretendono di studiare con i mezzi e con le strumentazioni all'epoca, ma anche oggi, i fenomeni di cui oggi non abbiamo la possibilità, sia materiale che proprio anche intellettiva, di poter comprendere, se non filosoficamente, attraverso un'operazione mentale. Poi abbiamo dall'altra parte queste persone che perdono dei loro cari, quindi figlioli, la maggior parte, quando si perde un figlio è Sì. qualcosa di terribile, si può sopravvivere alla morte di un padre, di una madre, di un compagno, di una compagna, di grandi fratelli, sorelle, grandi amici,
ma non si sopravvive mentalmente, psicologicamente alla morte di un figlio. Purtroppo queste persone che sono così disperate si attaccano veramente a tutto. E a me dispiace a volte dover parlare così, perché dal punto di vista psicologico, se io non accetto la morte di una persona, me cara, carne della mia carne, non ho la possibilità di elaborare il lutto, va bene, psicologicamente parlando. Quindi io resterò per sempre, sì, con un dolore dentro, una ferita che sanguinerà sempre. Però in quella ferita io da una parte credo che con questo pseudo contatto io mi rinfranchi un po', ma invece è come rigirare un coltello in una piaga, perché non ci si rassegna. E io ne ho incontrate di persone che sono venute da me con la speranza che io potessi metterli in contatto con i loro cari. Ma quando hanno capito, glielo ho fatto capire, per me questa cosa non doveva essere fatta, perché noi possiamo contattare o avere un rapporto con chi ha oltrepassato la soglia della materia, ma un contatto che avviene su altri piani, che non sono i piani astrali, ma i piani interiori. È difficile far comprendere cosa siano questi piani, questi livelli di percezione. Socialmente a chi della propria vita ha fatto solamente un'esercitazione per la materia, quindi ha lavorato, ha vissuto, è andato in vacanza con dei riferimenti solamente materiali, anche se non parliamo di persone cattive, no, parliamo di persone che Certo. nella vita hanno anche lavorato bene su loro stessi, persone per bene, ecco, diciamola così, però non hanno mai dato spazio all'alimentazione di quella parte, chiamiamola ancora una volta spirituale, che ci permette di dialogare su altri piani. E allora se io riesco a dialogare durante tutto il corso della mia vita, attraverso la comunicazione che non è solo verbale, ma ecco, come la gattina che soltanto a pensare che io ho pensato, lei immediatamente è scappata, ma questo può capitare anche a noi umani quando abbiamo empatia forte con una persona, che la sentiamo sempre vicina anche quando non c'è fisicamente. E manteniamo questo dialogo. Se noi durante la vita riuscissimo a mantenere sempre questa porta aperta su questi piani comunicativi, così particolari, così sottili, la morte per noi non sarebbe altro che un passaggio e basta, com'è in realtà. Perché Certo. la coscienza, una volta finita la sua missione nel corpo umano, a un certo punto si trasferisce altrove, perdendo però, attenzione, tutte quelle caratteristiche inutili ma che sono servite nella vita sulla terra. Però se io esco fuori, ho fatto un paragone nel mio libro Magia e Mistero, spiegando cosa sono i vari corpi, cioè quindi i vari livelli esistenziali, e devo andare sott'acqua a una profondità notevole. Non posso andarci così. Devo indossare quantomeno una tuta, un respiratore, un involucro che mi protegga Certo. e mi tenga al sicuro. Però quando io esco da quell'acqua, me la tolgo quella tuta, perché vivo in una dimensione diversa. Se sono un astronauta, devo andare nello spazio. Ho bisogno di uno scafandro, di un respiratore, di una navicella che mi trasporti. Una volta che ritorno sulla Terra, ciao! Quindi il nostro corpo è quello. La spiritualità quindi può avere dei lati positivi, ma anche appunto dei lati negativi da cui bisogna proteggersi. Tu ne parli nel tuo libro Magia e Mistero della vita e della morte, e ne parli anche in Malefici Incantamenti, che è un altro tuo libro. Fatture, maledizioni, incantesimi, influssi negativi, case stregate. Se li conosci, li eviti. Istruzioni per l'uso. È interessante l'ultima frase, no? Se li conosci, li eviti. Proprio perché Sì. oggi come oggi tanti giovani, anche magari per gioco, sperimentano,
o semplicemente comunque sia sono curiosi e quindi vogliono capire cosa c'è dopo la morte, appunto, come dicevi tu prima, tentano di contattare dal di là e poi rimangono invischiati in queste forze, diciamo, negative, in queste entità negative. È interessante da questo punto di vista, proprio perché tu fai un discorso che tende proprio anche a salvare le persone. Ma questo è un discorso che iniziò mio padre, mi pare che tu l'abbia letto, eri un lettore del giornale dei Sì. misteri, nella rubrica La magia svelata. All'epoca, negli anni 70, c'era questa grande ricerca sia dal punto di vista degli UFO, che tutti vedevano gli UFO. Nel libro Malefici Incantamenti parlo anche di questo, ed è un po' un continuo anche di magia e mistero, dove c'è un capitolo molto simile. Quindi sui pericoli del contatto con le altre dimensioni. E riprendendo in qualche modo quello che fu all'epoca una rubrica che mio padre per 30 anni ha tenuto sul giornale dei misteri, dagli anni 70 in poi, la magia svelata. Magia svelata attraverso quelle che erano delle lettere, all'epoca non c'erano l'email, ma c'erano questa bella corrispondenza epistolare tra gli autori, tra gli scrittori e i lettori, e questi scrittori rispondevano ai quesiti di queste persone. La maggior parte erano ragazzi che chiedevano spiegazioni sulla fenomenologia appunto spiritica, perché era quella che dava maggiore interesse, no? Ai ragazzi. E poi c'era invece un altro tipo di domande. A volte erano molto drammatiche queste lettere, persone che erano sconvolte da strani episodi che capitavano nella loro vita. E quindi entriamo in quello che è appunto i malefici incantamenti. Quindi qui ho giocato un po' malefici con gli Sì. accenti, malefici, ma in realtà sono malefici incantamenti, quindi malefici, incantesimi, fatture e quant'altro, cioè quella possibilità purtroppo che si possa essere o si possa incappare attraverso, non so, delle operazioni stregonesche, non parliamo di magia perché pochi la conoscono, e vedere la propria vita distrutta. In questo libro, Malefici Incantamenti, ho preso in esame 10 casi che nel corso dei miei 40 anni di attività ho avuto modo di conoscere. E sono 10 casi veramente da film horror, perché sono veramente spaventosi, ma sono fatti accaduti realmente. Cioè di persone che a un bel momento della loro vita si sono resi conto che qualcosa di molto brutto e grave stava deviando il loro percorso esistenziale. E quindi erano spaventate. Purtroppo non sempre arrivavano o a mio padre o a me. E quindi c'era questa trafila nel ricercare qualcuno capace e onesto che potesse in qualche modo risolvere il loro problema. Naturalmente entriamo in un ambito molto molto oscuro di quello che è l'argomento. È anche molto sconosciuto, perché io su internet vedo mago Tizio e Caio, in 10 giorni ritorno d'amore. La candela, accendi la candela, fai il rituale, torna l'amore, oppure per distruggere un nemico. Purtroppo esistono queste cose, ma esistono anche tanti maneggioni e truffatori che con la scusa di poter aiutare invece derubano le persone e creano anche tanti fastidi. Io dico che è meglio avere a che fare con un imbroglione che non qua qualcuno che non conosce la materia e fa peggio. No, infatti. E poi c'è una parte che io, vedi, ho messo anche dei post-it perché lo stavo studiando proprio questo libro qua. C'è una parte che mi ha colpito, che già conoscevo, però la volevo leggere per appunto farla conoscere anche ai più. Dice: in qualche caso, tanta è l'errata convinzione di essere vittima di malevole influenze che la persona aveva accumulato nel suo astrale una tale quantità di forme pensiero negative da risultarne infestata, un caso di autofatturazione. È interessante, la gente, quando pensa di essere in qualche modo colpito da questa negatività, che poi in realtà non lo è,
però si autoconvince così tanto da. La negatività c'è, attenzione, la negatività c'è, ma non è una negatività indotta da un'operazione stregonesca o magica, ma dal modo in cui l'individuo affronta la vita. Quelle persone che dicono, ah, tutte a me, devo pagare le tasse stamattina, oddio, devo fare mille cose, cioè quello affrontare la vita e i disagi quotidiani che tutti hanno in maniera impreparata, cioè tanta gente oggi non è preparata a vivere, perché credono che la vita sia un'eterna vacanza in un villaggio vacanze dove la sera si esce, la mattina ci si fa il bagno in piscina. No, la vita purtroppo è sacrificio, la vita Certo. è purtroppo tormento quotidiano. Se scendi per strada già devi combattere con il tuo vicino di casa perché è visto come un nemico, cioè ci sono delle persone negative. E queste persone accumulano nella loro parte astrale una quantità enorme di forme pensiero, cioè il pensiero è energia. E l'effetto è nefasto allo stesso modo di un maleficio, cioè compiuto da qualcuno che si è preso la briga di andare da un operatore, farsi fare la fattura, eccetera. Ma ci sono i condizionamenti e lì li racconto e là bisogna stare attenti. Quando si incappa in certi personaggi di dubbia moralità, questi personaggi cosa fanno? Per terrorizzare il cliente, cominciano a fare telefonate mute, gli fanno trovare delle cose davanti alla porta, per cui la persona che è già fragile diventa ancora più fragile e quindi il gioco è fatto e mi Certo. è capitato di dover tirare fuori più di un individuo da queste manipolazioni e andrebbero punite severamente queste cose. Purtroppo siamo in una società dove le persone come me che vogliono spiegare magari a un pubblico più vasto, attenzione, non sono invitate nei talk show, non ci andrei lo stesso perché non è, non sono luoghi da frequentare. Però la gente deve capire, deve imparare. Ecco lo scopo di questo libro che è diventato un bestseller. Io l'ho scoperto, che gli editori, senti, dicono mai niente, ma l'ho scoperto da Google che era un bestseller, sia lui che gli altri, ma questo qui in particolare è stato veramente. Ogni tanto mi scrive qualcuno e dice, sa, ho letto il suo libro. Vabbè, quanti ne hanno letti allora? Migliaia e migliaia, perché sono migliaia. E ovviamente poi fai una cultura anche su Ma questo. perché le persone che vivono questa esperienza sono molte di più di quelle che si pensa. E come tu hai scritto anche a pagina 13, c'è una congiura del silenzio. Tale tematica è troppo spesso ignorata dalle tradizionali scienze ufficiali e risulta avvolta ancora nel mistero grazie ad una sorta di congiura del silenzio. E c'è come una sorta di paura, oppure sono proprio magari le istituzioni, i governi che tendono a non parlarne per strani motivi? È un po' come le, tanto siamo tra adulti, le prostitute esistono, no? Giusto? Giusto. Ma come mai esistono le prostitute, tante prostitute, ma nessuno ci va? La Certo. mafia esiste, quintali di cocaina che sequestrano, ma ci sono i drogati, però nessuno si droga. Allora, tutti credono, quelli che dicono che non ci credono perché ne hanno paura. Però il problema qual è? Non se ne deve parlare, perché il monopolio della Chiesa, purtroppo, perché io ti devo dire, sono rispettosissima di tutto quello che è il pensiero degli altri, però pretendo rispetto per me e per il mio pensiero, ovviamente non lo accetto. Devono avere i loro esorcisti, perché se io per 15 anni ho fatto l'esorcista laica sulla mia pelle, c'ho una mano che mi fa un male terribile perché una volta durante un esorcismo mi sono fatta male, perché sono persone molto violente quando hanno questi attacchi, ma io lo tratto in maniera diversa, in maniera laica. Io non caccio via lo spirito dicendo in nome di Cristo io ti mando via, no!
Io me lo prendo io, dico vieni caro, vieni, io sono più saporita, c'ho più sostanza del povero disgraziato, vieni da me, vieni, lo assorbo e poi lo so io che fargli fare, che brutta fine fa. Invece no, l'esorcismo cattolico è in nome di Dio ti caccio via, e dove va? E poi c'è un altro aspetto, molto delicato, quante persone che credevano di essere possedute da varie entità e a vario titolo e potenza, erano invece persone dissociate, schizofreniche, tante, tante. Poi io ho scritto anche che a volte l'una la cosa non esclude l'altra, però Certo. prima che io metto mano, io pretendo che sia uno psichiatra a diagnosticare eventuale patologia. E sai quante persone, gli stessi psicoanalisti, psicologi, psichiatri, mi hanno mandato perché dicevano: no, noi alziamo le mani, non è nostra competenza, non è una malattia, non è una patologia. E lì hanno dimostrato di essere non solo menti illuminate, ma anche coscienziose. C'è un'altra parte, che è l'ultima che voglio leggerti perché voglio commentarla insieme a te. In ogni modo, l'attacco occulto è agevolato solo se queste forze trovino un habitat congeniale alla loro natura, dove potersi insediare. Un carattere debole, litigioso e suggestionabile, l'avidità e la crudeltà, le dipendenze e gli eccessi di ogni tipo, da quello sessuale all'uso di sostanze stupefacenti, l'alcol, creano debolezze, così come la pratica spiritica e magica non controllata. Questa cosa la diceva anche Kardec e anche altri spiritisti, cioè per comunione di intenti noi comunque sia attraiamo quello che siamo. Se c'è una persona comunque che già di per sé si degrada, poi è normale che diventi vulnerabile anche per queste entità. Quindi penso che uno dei consigli che anche tu potresti dare è quello di evitare dei comportamenti, diciamo, degradanti proprio per crearsi una barriera energetica intorno, giusto? Certo, sì, giusto. In più devo aggiungere che i fatti di cronaca a cui assistiamo quotidianamente, di inaudita violenza, ci danno proprio la misura di quella che è la nostra società, quanto stia diventando pericolosa. Quotidianamente dalla televisione vengono rimandate immagini di inaudita violenza, come scene proprio di uccisioni, eccetera. Dai famosi talk show televisivi assistiamo a una continua aggressione verbale, quindi il dialogo, la dialettica, la retorica sono diventate proprio inutili, non esistono più, ma ha preso il posto ovviamente un'aggressività e una violenza verbale, a volte purtroppo degenera anche in fisica, che non fa assolutamente bene al sistema umano. Se non la smettono di mandare in onda robaccia del genere per far soldi, come dicevamo prima, no? I ragazzi sono abituati ai 3 minuti di TikTok, o a prendere a calci l'insegnante, a spararli oppure a coltellarlo, come il caso di quel ragazzo che non ha saputo neanche concettualizzare il pensiero, perché lo hai fatto? Cioè, guarda, mi era antipatica, mi ha trattato male. No, non l'ha saputo dire. Che cosa è successo? Un blackout di coscienza. Perché la coscienza si è assentata? E chi ha preso il posto dell'autodeterminazione di questo individuo? Che cosa è successo? Perché l'altro è visto come un ostacolo e non più come un'opportunità di crescita e di consapevolezza, di condivisione? Nell'automobile, vedi, al passaggio pedonale invece di rallentare, accelerano, cioè ti vogliono ammazzare. Ti metti al volante drogato e ubriaco, che cosa succede? Perché così? C'è gente che si droga, purtroppo è tanta la droga, e la droga che cosa fa? Proprio crea uno stato alterato di coscienza. Ma lo stato alterato di coscienza è dato anche dalla velocità con la quale si muove la vita oggi, la mancanza di riflessione dei gesti e degli atti. Un film, se non è effetti speciali, auto che saltano, non è visibile. Non vedranno Eusapia Paladino Occultus perché, mamma, quanto è lento!
invece di dire in quel fotogrammi ci sono i tempi di una vita, ragioniamo sulle cose, parliamo lentamente senza mangiarci le finali. Oggi sai come si vive? Tu che sei nell'ambito del cinema, una volta c'era la pellicola, i fotogrammi. Allora, immagina che io sto vedendo un film e a un certo punto è arrivata a una scena, voglia subito saltare all'altra scena o dopo due o tre scene. Quindi in qualche modo mi perdo il fotogramma di mezzo. E che cosa capirò del film, a furia di saltare? Questa è l'epoca di oggi, la velocità, il voler andare subito al capitolo successivo senza aver finito il primo. Sì. E questo significa che io vado a una velocità talmente alta che non mi consente di riflettere, digerire le cose, metabolizzarle. E questo nella pratica mi dà quella sensazione di voler immediatamente usufruire di qualcosa senza voler aspettare. Ecco, questa è l'epoca di oggi. È una dinamica perversa, maligna. Sì, infatti. C'è un piano sotto di qualcuno, oppure è proprio l'essere umano, comunque sia le circostanze che portano a ciò. Senza fare il complottismo, però ho ben tentato di dire, perché vedi, se io sono talmente forte, nessuno mi può coinvolgere in qualcosa che io non voglio, a meno che non mi leghi. Ma qua non siamo in una condizione di essere legati e fare questo, almeno per il momento. Quindi, in qualche modo, c'è una dolcezza, una seduzione attraverso. Il diavolo non si presenta con le corna e con la coda e con la puzza di zolfo, ma si presenta in abito elegante, griffato, seducente, e quindi ti attira piano piano in questo modo fino poi a portarti nell'inferno. Per concludere, prima di tutto, un'ultima postilla su tuo padre, Fulvio Rendel. Se uno volesse cominciare a leggere i suoi libri, come per esempio questo qua, da quale dovrebbe partire? Perché io so che ne ha scritti diversi. Quali consigli quindi per chi vuole intraprendere magari un cammino coscienzioso anche appunto nel mondo della magia, dello spiritismo? I primi libri sono sulla magia, alta magia nera, bianca, rossa, cioè alta magia pratica evocativa, magia spiritica e poi un saggio su Lilith e Lilutu. Tranne alta magia pratica evocativa, che insomma è più alla portata di tutti. Gli altri sono un po' più complicati, sono più per addetti ai lavori, perché mio padre cosa ha fatto? Ha preso gli antichi testi e li ha rivestiti di modernità. Quindi parla del campo magico operativo tridimensionale, quindi non più il famoso cerchio, anzi lui creò una sorta di campo magico tridimensionale, la famosa macchina cosmica, questa macchina che poi è finita in un museo, non mi ricordo dove, perché prendeva una camera 4x4 ed era un campo operativo che io ho usato per tanti anni, Ho usato per tanti anni. Però indubbiamente non è che funzioni come il televisore oppure come il computer, lo accendi, devi sempre avere le tue non solo conoscenze, capacità, ma anche discernimento ed equilibrio, perché altrimenti finisci molto, 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 molto male. La magia come scienza, come ars regia, ha due aspetti, un potere e uno stato. Io posso avere uno stato magico e non operare. Poi invece abbiamo persone che possono operare ma non hanno lo stato magico e quindi rientrano nell'ambito stregonesco. Ecco, il magista deve avere sia lo stato, ma fondamentalmente lo stato magico, più che il potere, perché è automatico. Beh, comunque sia la conoscenza è basilare. Chi poi si improvvisa mago, chi si improvvisa strega, stregone, no? Alla fine ovviamente va incontro a... Farà la fine che merita. Eh beh, certo, Prima o poi si casca. ognuno è artefice del proprio destino, d'altronde. E poi appunto in chiusura ricordiamo ancora i tuoi libri, quello sullo Sapio Paladino
magia e mistero della vita e della morte, malefici incantamenti, e poi l'ultimo che hai scritto, appunto, quello sulle fate. Cioè l'argomento è eviscerato in tutti i suoi aspetti, sì, mitologico, psicologico, psicoanalitico, sia dal punto di vista anche di racconti, anche lì ci sono 10 racconti, un po' il motivo dei miei libri, c'è la parte proprio narrativa dove ci sono 10 storie di persone accreditate che hanno visto le fate e le loro esperienze. Ecco. Quindi parliamo di esseri elementali, comunque sia, forze della natura, di cui magari hai fatto cenno anche in altri due libri. È molto interessante, secondo me. Bene, dai, allora ti saluto, è stata una bella chiacchierata. E grazie. Hai qualche libro in programma? Stai scrivendo altro nel frattempo? Un po' di cose. Puoi fare spoiler? Sì, allora, uno è un libro molto complesso che farà, credo, drizzare i capelli sulla testa a molte persone, sia per l'entusiasmo, ma poi quando lo apriranno si spaventeranno, nel senso che si parlerà di karma, di predestinazione, prescienza divina, si parlerà di varie cose. È un saggio che sto scrivendo da anni, ma è molto complicato, quindi può darsi pure che non vedrà mai la luce, però ci provo. Ma speriamo di sì, dai, sarà sicuramente interessante come tutti gli altri. Bene, dai, allora grazie di tutto Alexandra e buona continuazione. Bene, ti ringrazio e io voglio ricordare a chi ci sta, sì, ci vedrà, di gustarsi il film di Giorgio Pastore, Occultus, la storia di una delle più emozionanti sedute di Eusapio Palladino, anche molto controversa, perché veramente è molto molto bello. Rientrerete in quell'epoca attraverso queste suggestioni dei luoghi, dei costumi, anche di quella luce così ottocentesca che molto manca a certe cose, per i prodotti industriali. Okay. Beh, grazie. Ciao, è stato un piacere. Ciao.